Dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Bene, fratelli, siamo in estate, fa caldo, vorremmo andare in vacanza, siamo in vacanza. I nostri ragazzi, i nostri figli desiderano scappare, desiderano una pausa. Tutti noi forse sogniamo con le vacanze, sogniamo con un tempo di riposo. Ebbene, oggi il Signore ci dice che cosa sia il riposo, dove sia il vero riposo. Il riposo autentico è con Lui, è caricando, prendendo il suo giogo sopra di noi. Non indurire il cuore, impara da Gesù, perché Lui ha preso su di sé il tuo giogo. Allora, appare qui Dismas, o Disma, secondo la tradizione, il cosiddetto buon ladrone. Quest'uomo sulla croce ha imparato da Gesù Cristo l'umiltà e la mitezza di cuore. Ha compreso, cioè ha preso con sé la realtà. Quale realtà? Quella che aveva davanti ai suoi occhi. Questo uomo ha visto che Gesù Cristo era crocifisso lì per lui. Lui non ha fatto nulla, dice, non ha fatto nulla di male. Noi sì, io sì, ma lui è condannato alla stessa mia pena. Queste parole riconoscono la realtà. Queste parole rivelano l'umiltà del cuore. Rivelano che quest'uomo aveva terminato il suo cammino di fede nella conseguenza estrema della sua vita di ladrocini, di menzogne. Era un malfattore. Quest'uomo lì, guardando Cristo, fissando Cristo, contemplando Cristo, aveva compreso che Gesù Cristo aveva fatto l'impossibile. Lo aveva amato, lo stava amando in quel momento, perché aveva preso il suo giogo. E prendendo il suo giogo, cioè prendendo la sua stessa croce, e diventando la croce di Disma, la croce di Cristo, stava facendo sì che la croce di Cristo diventasse la croce di Disma. Cioè, questo scambio meraviglioso compiva il Vangelo che abbiamo proclamato oggi. Prendete il mio giogo sopra di voi, perché io ho preso il vostro giogo sopra di me e l'ho reso mio, l'ho fatto mio. Per questo tu lo puoi prendere. Questo è il primo passo, fratelli. Riconoscere l'amore di Dio nella tua vita. Che Gesù Cristo ha dato la vita per te. Ascoltare la buona notizia e non indurire il cuore. Lasciarti amare. Lasciarti trafiggere l'anima laddove tu sei più affaticato. Lasciarti trafiggere il cuore laddove tu sei più appesantito. Laddove sono depositati giorni, mesi, anni di giudizi, di menzogne, di peccati. Lasciarti trafiggere da questa notizia. Dio, per prenderti, è sceso laddove tu sei, ha preso la tua stessa storia, si è fatto peccato, si è lasciato inchiodare sulla stessa tua croce, quella croce che oggi ti distrugge, quella croce che fino ad oggi ti ha distrutto, che hai interpretato come una maledizione, come una sfiga, come un castigo di Dio, come una ingiustizia di Dio, ingiustizia degli uomini, quella sulla quale ti sei divincolato per soffrire di più, l'ha presa Gesù Cristo. Guardala oggi, in questo giorno caldo di luglio, guardala, fissa la sua croce e guarda questi due ladroni e guarda questo che è alla sua destra. Chi sei tu? Chi vuoi essere tu oggi? Vuoi continuare ad essere questo ladrone alla sinistra o vuoi essere Dismas? Lo puoi fare. Questa è la libertà che tutti noi abbiamo, che io ho. Questa è la conversione, questa è la porta che ci conduce al riposo. Puoi indurire il cuore e continuare a divincolarti, a dimenarti, a cercare di sfuggire dalla tua vita, dalla tua storia, da ciò che ti sta umiliando. In tutte le icone della crocifissione, diciamo la maggior parte delle icone della crocifissione, icone orientali ma anche nei dipinti occidentali, sulla testa dei due ladroni ci sono, su quello alla sinistra c'è un demonio sempre, c'è una figura cattiva, una figura inquietante, che gli strappa l'anima, che prende l'anima e la porta con sé nell'inferno. Sull'altro, su Disma, sul buon ladrone, c'è un angelo che prende la sua anima e la porta al cielo. Oggi è davanti a noi questa possibilità, ogni giorno è davanti a noi questa possibilità. Possiamo oggi riconoscere i nostri peccati, riconoscere ciò che c'è nel nostro cuore, riconoscerci affaticati e oppressi e andare a Gesù, imparare da Lui, andare a Gesù dicendo: Signore, ricordati di me, abbi pietà di me. Riconoscere che Lui è re, lì sulla croce è re, e che se il suo giogo è il mio giogo, vuol dire che io posso essere re con Lui,
cioè io posso essere trascinato, portato sulle sue spalle, nel suo stesso regno, che è il riposo, che è la terra promessa, che è il riposo nel quale sono chiamato ad entrare ogni giorno. Per questo la croce coincide con la porta sul riposo, la porta dischiusa sul riposo, il vero riposo. Io posso reclinare il capo nel riposo, sulla croce. Allora guardate bene, fissate bene le icone, fissate bene le immagini della crocifissione. Vedete che Gesù reclina il capo sulla destra, verso il ladrone pentito, verso il buon ladrone, verso te e verso me oggi. È lì che lui posa il suo sguardo. Sulle tue sofferenze, sulle tue angosce, sulla tua oppressione, sulla tua fatica, sulla tua sofferenza. Oggi, se oggi ascoltate la sua voce, oggi sarai con me nel paradiso. Oggi si è compiuta questa parola che avete udito con i vostri orecchi, dice il Signore nella sinagoga di Nazareth. Oggi è nato per voi un Salvatore, oggi, in questo momento preciso. Oggi, perché la parola è vera, è autentica, è attuale, si compie oggi. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, dice il Signore a Zaccheo. Oggi sarai con me nel paradiso, oggi. Allora, finché dura quest'oggi, dice la lettera agli ebrei, non induriamo il cuore. Abbiamo un oggi, che è questo momento, che è questo istante, che è questa storia, che è questo che io e te stiamo vivendo, che è questa croce. Abbiamo quest'oggi per convertirci, per alzare lo sguardo e dire io me lo merito, cioè è giusto quello che sto vivendo, è appropriato, è adeguato a me. Questa vita che sto vivendo, questa storia esattamente così com'è, questa croce è adeguata a me, perché Gesù l'ha resa adeguata a lui. Lo sapete, no? Il giogo che portavano quando non c'erano ancora le macchine, i trattori, le mucche, gli asini, i cavalli, per arare i campi. Questo gioco non può essere diseguale, perché se è diseguale, allora si inciampa. Allora Gesù Cristo ha reso la tua croce, la tua storia, ciò che ti inchioda oggi, lo ha reso uguale a lui. Per cui tu e Gesù l'ho portato assieme. Tu lo puoi portare perché lui lo porta. Oggi puoi entrare nel riposo, nella vera vacanza, in ufficio, sul letto d'ospedale, solo, con l'artrosi, malato terminale, abbandonato dal marito, abbandonato dalla moglie, con i figli. Qualsiasi situazione, quello che sta vivendo tuo figlio, lo sta conducendo a questo oggi, è già parte di questo oggi, fratelli carissimi. Puoi contemplare Cristo. Nell'iconografia orientale del giudizio finale c'è, normalmente in basso a sinistra, anche o un pochino più su, ma la porta del cielo, la porta del paradiso. Ci sono tutti i patriarchi in fila, tutti i santi dell'Antico Testamento che stanno per entrare. Al di là della porta c'è Abramo, con tutti i suoi figli, il seno di Abramo, la Vergine Maria, alle volte è un cerchio, un tondo, immagine della vita eterna, dove c'è alle volte la Trinità, cioè alle volte i tre di Mambre apparsi ad Abramo. Alle volte c'è la Vergine Maria, sempre su questa porta c'è la Vergine Maria. E chi è il primo che entra? Chi è il primo che ha varcato la porta portando una croce? Il buon ladrone. Alle volte è messo lì, in questo tondo, in questo cerchio, è messo lì proprio come se fosse entrato proprio, capito, all'ultimo momento, proprio come se fosse entrato di soppiatto, come se fosse entrato proprio che, boom, ce l'ho fatta. Lì proprio adagiato su questo cerchio, sulla linea esterna, ma è dentro, è nel riposo, è nel paradiso, il primo santo, l'unico del quale è certificato da Gesù Cristo in persona l'entrata nel paradiso. E dice, sei andato con me, sarai con me. La croce è il luogo dell'intimità, il giogo è il luogo dell'intimità profonda con Gesù Cristo, quello che io penso che invece mi fa lontano da Lui, quello dove io sto mormorando contro Lui, dove io mi sento abbandonato, no, quello è il luogo dell'intimità più profonda di Dio con il suo figlio, perché è il compimento estremo, laddove è più lontano dal Padre, è più vicino al Padre, anzi è più nel cuore del Padre, è più nel centro del cuore del Padre, perché sta compiendo la sua opera. Così allo stesso modo, ciò che fino ad oggi ci sta allontanando, ci ha allontanato da Gesù Cristo, facendo della croce una tortura, quello si può trasformare nel luogo dell'intimità più profonda con Cristo, lì sulla croce, dove sei solissimo. Solo con la tua debolezza, solo con i tuoi fallimenti, solo con la tua sofferenza, puoi dire Gesù, Joshua, Gesù, fratello mio, Signore mio, Kyrios mio, come crisma, Signore mio, abbi pietà di me, portami con te, fammi entrare nel tuo regno, io merito quello che ho vissuto, lo accetto. E Gesù che cosa dice? Oggi sarai con me nel paradiso, cioè entra con lui, entra con Cristo, entra con lo sposo nella stanza nuziale, entra con lo sposo nel suo riposo, nel riposo dalle sue opere, cioè dall'opera di Dio.
L'opera di Dio è la tua salvezza, l'opera di Dio è il paradiso per te, perché tu possa goderne già qui le primizie. Per questo oggi vuol dire che tu oggi puoi essere qui e in paradiso. Oggi puoi cominciare a gustare sulla croce le delizie del paradiso. Sì, dando la tua vita, amando dentro quella malattia, amando in quella situazione, amando, cioè offrendo. Non puoi amare fisicamente quella persona, vedi che non la sopporti, amala. Come? Offrendo questa impotenza a Cristo. Non puoi fare altro, non c'è modo per non c'è, tu non puoi, tu hai capito che non puoi, va bene, accettalo e daglielo, consegnaglielo. Dici, eccomi, oggi ti prego, ricordati di me. Tu che oggi hai vinto, che stai vincendo per me questa barriera che mi separa dall'altro, ricordati di me, cioè portami con te dall'altro, portami con te nel paradiso, io non posso. Offri la tua impotenza, offri la tua debolezza, offri la tua vita a Cristo, e questo si trasforma in amore. Per questo quelle braccia distese che ti opprimono, ti affaticano, diventano un luogo di delizia. Troverai ristoro per la tua anima, fratello carissimo. Sant'Agostino può parlare anche di te, come parlava del ladrone. Dice, coloro che hanno visto Cristo risuscitare dai morti i suoi apostoli hanno vacillato. Questo ladrone, invece, ha creduto in colui che vedeva appeso al legno accanto a sé, portando il suo stesso giogo. Nell'istante stesso in cui i primi hanno vacillato, egli ha creduto. Che bel frutto ha colto questo bandito sul legno secco. Lo stesso frutto che puoi raccogliere tu sul legno secco della tua vita, della tua storia, di quello che oggi sembra senza frutto, sembra fonte di disperazione, fonte di frustrazione. Allora io ti ripeto le parole di Gesù, in verità, cioè è proprio così, è certissimo, è verissimo. Oggi sarai con me nel paradiso. Allora facciamo come il buon ladrone del dipinto di Tiziano, che alza quasi il braccio per prendere Cristo. Dove lo possiamo prendere Cristo? Dove possiamo imparare da Cristo? Era un ladrone, era un ladrone. Come tu e come me, no? Abbiamo rubato dignità agli altri, abbiamo rubato soldi, abbiamo rubato tempo, abbiamo rubato a Dio le persone, vero? Sì, ebbene, possiamo imparare da colui il quale, attenzione, Sant'Ambrogio ritiene il vero buon ladrone. Nel mistero, egli, Gesù, è un eccellente bonus ladro, perché ha teso un agguato al diavolo e gli ha portato via, gli ha rubato la sua roba, tu ed io. Come ha fatto con Disma? Allora possiamo imparare da Gesù. Come si fa? Ci dicono alcuni padri, anche alcuni santi, no? Che Santa Teresa di Lisie, bellissima, la sua piccola via, è rubare il cielo. Aveva rubato tutta la vita? Bene, all'ultimo istante ha rubato il cielo quest'uomo. Tu oggi puoi rubare il cielo, perché Cristo ti ha rubato, ti ha strappato al demonio. Allora, questa arte è di trasformare, si impara nella Chiesa. In un manoscritto ebraico, scoperto nel 1898, in una sinagoga del Cairo dove venivano sepolti i manoscritti logori contenenti le sacre scritture, è stato trovato un frammento e dice così: venite a me voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia casa di studio, la Beit Midrash. Quanto tempo volete rimanere privi di queste cose mentre la vostra anima ne è tanto assetata? Ho aperto la bocca e ho parlato della sapienza. Acquistatela senza denaro, sottoponete il collo al suo giogo e permettete alla vostra anima di portare il suo carico. Essa è vicina a quelli che la cercano, e la persona che dà la sua anima la trova. Vedere con gli occhi, che poco mi fatica. Allora già Israele, nei suoi Targum, nei suoi Midrash, parlava di questo, di quello che ha parlato Gesù. Il giogo della Torah, il giogo della legge. Perché alcuni interpretano che questo affaticamento, questa oppressione è dal rigore legalistico e precettistico da parte dei legisti, dei farisei, che opprimevano il popolo, per cui la legge era diventata una oppressione, come per noi, perché non possiamo compierla, perché non possiamo amare, non possiamo compiere la legge che è amerai il tuo Dio con tutto te stesso e il prossimo come te stesso. Allora siamo oppressi, non possiamo. Abbiamo bisogno di una casa di studio, e la parola imparare vuol dire proprio studiare in greco, è la parola originale, mathete, significa proprio studiare, imparare. Allora c'è una casa, c'è un Beit Midrash per te e per me, una casa di studio che è la nostra comunità cristiana, che è la Chiesa, dove possiamo imparare ad aprire gli occhi su Gesù Cristo, dove possiamo sperimentare che Gesù Cristo veramente ha preso il nostro gioco, che ha perdonato i miei peccati, il perdono dei peccati. Questo lo posso imparare nella Chiesa, lo posso studiare nella Chiesa, perché lì la parola mi illumina, i sacramenti compiono ciò che la parola illumina, cioè realizzano questo Vangelo nella mia vita, i sacramenti, la confessione, l'Eucarestia, lì sono unito al suo gioco, lì sperimento che lui ha preso la mia vita, ha preso i miei peccati e mi ha salvato, e li ha perdonati, li ha distrutti ed è risorto e mi ha portato con lui. Prendere su di noi il giogo della Torah, che è leggero perché l'ha compiuto Cristo.
e l'ha compiuto sulla croce, perché pieno compimento della legge, della Torah e l'amore al nostro Signore Gesù Cristo. Buona giornata.